Oh, a belli franciosi! Ma insomma mi dicono che il presidente vostro so tipo 2 anni, no? Cioè dico 2 anni che se bomba sto gran bel pezzo di f*** d'attrice, e tutto all'oscuro da moglie! No, cioè, complimenti davvero, ammazza! Oh mon Dio, ma anche voi avete fatto la stessa cosa! Noi, ma moni mortacci! Guarda che noi siamo italiani, italiani! Ma figurate se proprio noi se mettiamo a fa ste c***o! E voi ce l'avete piccolo! Vieni a controllare! No, adesso vieni! Non parli più? Simo? Bonjour a tutto il mondo, ragazzi e ragazze, io sono Simone Nomis e sono venuto direttamente da Parigi, la città più bella del mondo, per presentarvi questo giochino veramente molto interessante. Avete sicuramente sentito del terribile scandalo che ha colpito il nostro presidente François Hollande. E dato che noi francesi abbiamo un grandissimo senso dell'umorismo, ma proprio una roba che, Madonna, non puoi immaginare quanto senso dell'umorismo abbiamo noi, abbiamo deciso di creare questo gioco veramente molto interessante, che serve anche un po' a riassumere tutta la situazione di Champ, più o meno. Come vedete, l'obiettivo del gioco è aiutare il presidente francese François Hollande ad attraversare il percorso con la sua motocicletta, evitando questi cosi che, a quanto mi dicono, dovrebbero rappresentare i paparazzi e ovviamente la moglie e l'amante del nostro presidente. E vi assicuro, ragazzi, che anche se può sembrare facile ad una prima occhiata, vi assicuro che Madonna, ragazzi, si tirano certi bestemmioni che non potete proprio immaginare. Ma porco miserabile, voglia puttana. Ovviamente più si va avanti nel gioco e più diventa difficile. Oh Madonna, come ho fatto ad evitarli? Purtroppo il gioco non possiede un suo comparto audio ed è difficile dire se sia un bene o un male questo. Notate anche la bellezza. Ah, che cazzo! Comunque stavo dicendo, notate la bellezza di queste texture, una roba veramente molto esagerata, tutta made in France, perché noi siamo francesi e ce ne vantiamo anche di questa roba. Notate anche la bellezza di questi sfondi veramente molto belli, pensate, ci sono voluti anni di ricerca nel campo tecnologico per riuscire a raggiungere, Madonna quante R, per riuscire a raggiungere un livello di perfezione artistica di tale portata. Di tale portata, proprio non so più neanche io cosa cazzo sto dicendo. Ah, porca degli Champs-Élysées, della baguette, della Tour Eiffel, della porca la puttana. E dunque, ragazzi, questo è il gioco, grosso modo. Da quello che ho sentito, ci sono due livelli differenti, ma lascio a voi il piacere di scoprire tutto il resto del gioco. Madonna, quanto è difficile parlare così, oh. E soprattutto perché, anche più che francese, sembro rumeno. Anzi, molto più probabilmente un italiano con molti problemi mentali e diciamo anche fisici. E dunque, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate pure un commento qui sotto se volete. E ci vediamo al prossimo video. Se ci sarà, se non mi chiudono il canale.